Sakashita, prefettura di Ena, 31 luglio 1963. È in questo paesello, abitato da poche migliaia di anime, che il nostro viaggio alla scoperta del terrore ha inizio. Quello che oggi è stato inglobato nella cittadina di Nakatsugawa, alla base del monte Ena, una volta era un piccolo centro rurale circondato dalle montagne e immerso nel verde. Il singolare teatro testimone delle origini dell'ormai noto maestro dell'horror, Junji Ito. Nato appunto in una torrida giornata d'estate, fin da subito il piccolo Junji si ritrova catapultato in una situazione familiare piuttosto singolare, anche per l'epoca. Infatti, oltre ai genitori e alle due sorelle maggiori, in casa vivevano le due sorelle del padre. Quest'ultimo lavorava negli uffici di una nota azienda elettrica, la madre era occupata a tempo pieno presso una fabbrica di condensatori, mentre la maggiore delle zie faceva l'insegnante in una scuola elementare. Il compito di badare ai bambini ricadeva dunque sull'altra zia. Nonostante queste peculiari circostanze, la vita del giovane Junji non si discosta molto da quella dei suoi coetanei. Tuttavia è proprio nei primi anni della sua vita che inizia ad approcciarsi al concetto di orrore. La dimora della famiglia Ito, infatti, sorgeva su un terreno leggermente inclinato, facendo sì che tra il suolo e il pavimento si creasse una sorta di seminterrato, che guarda caso era l'unico modo per raggiungere il bagno. L'atmosfera che si veniva a creare in quel corridoio mai illuminato dai raggi del sole, buio e umido anche in pieno giorno, lo rendeva il luogo adatto per l'apparizione di un fantasma. Inutile dire che di notte la situazione peggiorava, non potevo fare altro che tornare di corsa in camera in preda all'orrore e alla disperazione. Il primo contatto con un'opera horror avvenne proprio grazie alle sorelle maggiori, le quali erano solite intrattenersi alla TV guardando Akuma-kun, serie televisiva live action tratta dall'omonima opera di Shigeru Mizuki. Il mix di mostri presenti nello show affascinarono fin da subito il piccolo Junji, che dalle 19 di ogni giovedì rimaneva instancabilmente attaccato allo schermo, soggiogando la paura e i lunghi pianti scaturiti dalla visione di quelle orrende creature. Stimolato da queste visioni, ecco che un pensiero inizia a farsi strada nella sua mente. E se provassi a disegnare quei mostri? Da dei fogli tagliati ad occhi legati insieme con un filo ne ricavò un libricino dove iniziò maldestramente a dar sfogo alla sua creatività. Passò il tempo e ad un primo ne seguì un secondo, un terzo e così via, fino ad arrivare dopo qualche anno a contare svariate decine di manoscritti, che per inciso la zia gli ordinò di buttare, vedendo i rudimentali manga del nipote come un insieme di spazzatura e scarabocchi. Non a caso, a posteriori, lo stesso Ito, cito testualmente, la definirà «donna piuttosto petulante e con cui mi capitava spesso di scontrarmi». D'altronde, come dargli torto? Avevo 5 anni quando mi sono imbattuto la prima volta nelle opere di Kazuo Umezu, l'uomo da me considerato come il maestro del manga horror. Anche questa volta un sentito grazie va alle sorelle di Junji, che da assidue lettrici di riviste shoujo, ovvero quelle prettamente indirizzate ad un pubblico femminile in età adolescenziale, influenzarono il giovane fratellino alla lettura delle opere di Umezu racchiuse in esse. Infatti è ancora oggi prassi che detti albi riservino al loro interno una sezione dedicata ai fumetti dell'orrore. Piccola curiosità. L'impatto fu immediato. I magistrali disegni di Umezu scaturivano in lui una profonda curiosità che andava a contrapporsi alla paura che la lettura di tali opere comportava. Una montagna russa di emozioni irresistibile che lo teneva di fatto incollato alle pagine. Più o meno nello stesso periodo cominciò ad interfacciarsi anche alle opere di Shinichi Koga, autore ad oggi meno conosciuto ma ai tempi molto in voga. Mentre Umezu creava storie dalla struttura chiara e logica, Koga utilizzava un approccio più fantasioso, creando in me un senso di inquietudine durante la lettura, quasi come se riuscisse a collegarsi direttamente all'inconscio della mia mente. Il seme del terrore era stato seminato, ma perché crescesse a dovere sarebbe passato ancora diverso tempo. Iniziate le elementari, gli orizzonti del giovane Junji si ampliarono e con essi anche i suoi interessi.
Pian piano cresce in lui la passione per gli UFO e di conseguenza il fascino della fantascienza trova sempre più influenza nei suoi pensieri. D'altronde siamo alla fine degli anni 60 e il Giappone è letteralmente impazzata la mania del genere tokusatsu, ovvero quei film e serie TV caratterizzati da un cospicuo utilizzo di effetti speciali appartenenti per lo più ai generi horror, fantascienza o fantasy. Giusto per citarne alcuni, stiamo parlando di pellicole come Godzilla, Ultraman e i Super Sentai, ovvero l'equivalente giapponese dei Power Ranger. Nonostante ciò, la passione per il disegno rimane sempre ben ancorata in lui. Anzi, grazie ai nuovi mondi che andava pian piano esplorando, la sua immaginazione cresce e con essa anche la produzione di fumetti amatoriali, arrivando a contare circa 70 volumi lungo i 6 anni di scuola elementare. Non sentivo il desiderio che qualcuno li leggesse, per me era solo un gioco. Inoltre mi imbarazzava troppo l'idea di mostrare a qualcuno un'opera di mia invenzione. Era come se gli permettessi di sbirciare nella mia intimità. La realizzazione di queste storie gioca un ruolo fondamentale nella formazione della propria filosofia autoriale e lo aiuta di fatto a capire meglio le dinamiche, le complicate dinamiche, insite nel disegnare fumetti. Altra figura nevralgica in questo percorso è Hideshi Ino. Un giorno, infatti, mentre bazzicava all'interno dell'unica libreria di Sakashita, si imbatté in una delle sue opere, Bug Boy. Fin da subito rimase incantato da quei disegni così singolari e innovativi, così spaventosi ma al contempo affascinanti. La crudeltà racchiusa in quelle pagine non passò inosservata e la mente analitica del giovane Junji ne fece tesoro. Sono stato fortemente influenzato dal suo lavoro, mi ha fatto capire come esprimere e trasporre in disegni il concetto di crudeltà. Perché come insegna il maestro stesso, disegni spaventosi e disegni in cui accade qualcosa di spaventoso non sono la stessa cosa. E per colpire il lettore bisogna creare qualcosa che arrivi a colpire gli anfratti più profondi della mente umana. Terminate le scuole elementari e con l'inizio delle medie, il tempo che il ragazzo dedica alla sua passione per il disegno è sempre meno, ma rimane, almeno inizialmente, una costante nella sua vita. Riesce infatti a terminare Mazo Nomura, manoscritto iniziato in quinta elementare e per il cui completamento impiegò ben 3 anni. Grazie ad esso si rese conto di come quelle 160 pagine rilegate a mano, utilizzando carta scadente e una semplice matita, fossero di fatto un traguardo incredibile. Nonostante ciò, qualcosa si spegne. Il senso di pienezza provato dall'aver terminato quel lungo racconto, di fatto e paradossalmente, lo svuota di ogni motivazione. Ero convinto di aver chiuso con i manga. La mia passione sembrava essersi spenta. Così nei successivi 3 anni non disegnò nulla, concentrando le proprie energie sul ping pong e immergendosi completamente nella lettura di opere short short, ovvero racconti particolarmente brevi scritti sui cosiddetti Genko Yoshi, dei fogli dove è già prestampata una griglia di quadrati destinati a contenere un singolo carattere o segno di punteggiatura. Preso dall'euforia, iniziò a scrivere qualcosa per conto suo, partecipando addirittura ad un concorso indetto da Kodansha, una delle più grandi case editrice giapponesi. Scritta l'ultima parola del racconto, sentivo di avere la vittoria in pugno. Disgraziatamente, quando 6 mesi dopo pubblicarono sul giornale le opere vincitrici, la mia non era presente. Benché possa sembrare una fase marginale, questo frangente di vita di Junji Ito si rivelerà cruciale per la sua futura carriera da mangaka. Il dover condensare in poche pagine una trama che sia interessante e completa è un banco di prova decisamente stimolante. Inoltre, una delle caratteristiche principali di queste storie è la struttura del finale, che deve essere necessariamente inaspettato e spiazzante al fine di sorprendere il lettore, cosa che poi ritroveremo spesso nei suoi futuri fumetti. In seguito al primo fallimento, i quaderni del giovane iniziarono a riempirsi di storie, per lo più fantascientifiche, che lo porteranno per altre 3 volte a partecipare invano al concorso letterario. Gli anni delle medie passano e Junji Ito si appresta ad entrare al liceo. Tuttavia, proprio quell'estate accade un avvenimento piuttosto segnante. Alla fine della terza fui ricoverato per appendicite. Mi operarono con anestesia locale e ho potuto vedere perfettamente ogni cosa.
È lì che ho notato quanto il corpo umano fosse misterioso. La degenza dura circa un mesetto, dove il ragazzo è costretto nel letto d'ospedale per evitare i rischi di infezioni batteriche. In questo periodo rispolvera il buon vecchio Umezu, grazie ad un volume di Makoto-chan regalatogli da qualche benevolo visitatore. Guarda caso il fumetto è di impronta comico-demenziale e non proprio il massimo da leggere dopo un'operazione, visto che alle grasse risate venivano intervallati piccoli rantolii di dolore. È risaputo quanto la linea che separa il dolore dal piacere sia sottile, sembra quasi che l'uno non possa esistere senza la presenza dell'altro, due facce della stessa medaglia. E in questo frangente il giovane Junji lo ha imparato sulla propria pelle. Le preziose vacanze estive finiscono e una nuova pagina della vita del maestro inizia a riempirsi. Comincia a frequentare il liceo a Nakatsugawa, riuscendo a farsi dei buoni amici che come lui avevano una forte passione per i manga. Si scambiano le loro creazioni, commentano e si confrontano sulle varie idee da rappresentare su carta. Una situazione nuova per Junji che, nonostante non avesse problemi nel relazionarsi, non aveva mai trovato qualcuno con la quale parlare apertamente dei suoi interessi. Di fatto, questi nuovi legami lo portano a scoprire mondi fino ad allora sconosciuti. Musica, film, mangaka, scrittori, tutto fa buon brodo al fine di saziare l'incredibile curiosità ed ampliare le sue vedute. Durante quegli anni entra in contatto con le opere di svariati autori, ma quello che più di tutti ha lasciato un segno indelebile nella sua crescita artistica è, come al solito, Katsuhiro Otomo, il creatore di Akira. Il maestro Otomo si distaccava dai canoni dell'epoca. I suoi personaggi erano profondamente intrisi di realismo. Si potrebbe affermare che era la prima volta che all'interno di un manga venissero disegnati dei veri giapponesi. Ebbene sì, come nel caso di Naoki Urasawa, la cui storia trovate sul canale, anche Junji Ito rimane ammaliato dal lavoro del noto autore e ciò lo spinge a riprendere in mano la matita. Uso questo termine non a caso, infatti era questo lo strumento che il maestro aveva utilizzato fino a quel momento nella realizzazione delle sue opere amatoriali. Fortunatamente un giorno il suo amico glielo fece notare, non senza un certo stupore, e il maestro si fiondò come una saetta a comprare pennino inchiostro. Ormai attrezzato a dovere, inizia a sentirsi come un vero mangaka, tuttavia era ben consapevole della sua ancora acerba tecnica di disegno, cosa che un perfezionista come lui non poteva di certo accettare. Si butta sui libri, dall'introduzione ai manga di Shotari Shinomori fino a come disegnare manga di Osamu Tezuka. Vuole saperne di più perché sa che deve saperne di più per raggiungere il livello da lui ambito. Ogni momento libero è buono per affinare la propria tecnica. Disegna, studia e si confronta con i propri amici, in un ciclo continuo alimentato dal divertimento e dalla passione più pura. Ancora non gli sfiora nemmeno la mente il pensiero che un giorno potrebbe vivere facendo ciò che ama. È il 1982 e l'ormai diciottenne Junji Ito si trasferisce a Nagoya, la città natale del compianto Akira Toriyama, per frequentare l'Istituto Tokai, una scuola specialistica propedeutica alla professione di odontotecnico, che per chi non lo sapesse è quella figura specializzata nella realizzazione di protesi dentali, professione che per nulla ha a che fare con quella del dentista se non il fatto di lavorare con i denti. In quel periodo vive insieme ad una delle sue sorelle, che guarda caso è iscritta ad un'università della stessa prefettura. Le giornate si susseguono tranquille e spensierate, e nonostante il trasferimento in un centro urbano decisamente più importante, dove le attrazioni per un giovane in piena esplosione ormonale sono infinitamente più elevate, l'ormai quasi adulto Junji Ito divenne un assiduo frequentatore di sale cinematografiche. Approfitta di ogni momento libero, finendo per rimanerci anche per più di 6 ore filate. Ai tempi, infatti, in Giappone era possibile rimanere seduti in sala per rivedere la pellicola e addirittura si potevano visionare due film consecutivi con un solo biglietto.
Fino ad ora ho approfondito tre differenti mangaka: Naoki Urasawa, Akira Toriyama e adesso Junji Ito. Stili, storie, narrazioni completamente differenti. Ma in tutti e tre c'è una costante che ritorna sempre: l'incredibile passione per il cinema. Ripensandoci ora, credo che la visione di tutte quelle pellicole mi abbia insegnato come creare l'atmosfera necessaria a un manga dell'orrore. E l'atmosfera è il concetto che sta alla base di ogni fumetto horror, perché rispetto alla controparte cinematografica viene a mancare una delle componenti più significative, ovvero quella sonora. E mentre sul mercato impazzava il fenomeno dei fumetti per ragazzi, il nostro apprendista odontotecnico aggiungeva nuovi pezzi al suo orrorifico puzzle. L'entrata nel mondo del lavoro arriva appena dopo il conseguimento del titolo specialistico, grazie alla raccomandazione di una sua professoressa ad un'azienda gestita da un suo conoscente. Era una piccola realtà di 6 persone rinchiusa dentro a quello che sembrava essere un soggiorno adattato a laboratorio. E tanto bastava al giovane Junji per essere soddisfatto. Nonostante lo stipendio fosse più basso rispetto alla media dei suoi pari, il clima lavorativo e il rapporto con gli altri membri del gruppo riuscivano a compensare. Il lavoro gli piace e trova particolare soddisfazione nel realizzare quei piccoli manufatti. Tuttavia, il mondo stava cambiando e quello che fino a qualche anno prima era un mercato nel pieno del suo boom, ora verteva in una costante condizione di declino. E la sua azienda non faceva di certo eccezione. Sempre più dentisti si affidavano a ditte più grosse, le quali garantivano una più rapida evasione degli ordini senza che ciò inficiasse la qualità. E come spesso è successo in quegli anni, a farne le spese sono le piccole imprese che non riescono a stare al passo con i tempi. Un po' alla volta quel piccolo laboratorio iniziò inesorabilmente a svuotarsi e un pensiero cominciò pian piano a insediarsi nella mente del nostro protagonista. Lui ancora non lo sa, ma di lì a poco la sua vita sarebbe completamente cambiata. Come detto poc'anzi, la piccola azienda dove lavorava Junji Ito non se la passava proprio benissimo, il che implicava turni di lavoro più lunghi a fronte di una paga comunque modesta. Nonostante il duro periodo, non perde mai il vizio del disegno, sfrutta i fine settimana e le sere libere per realizzare i suoi manoscritti. Un giorno però tutto cambia. Benché il lavoro in sé lo gratificasse moltissimo, le notti in bianco e il basso stipendio gravavano sul suo spirito e sul suo fisico. Pensate che arrivò a pesare addirittura poco più di 50 kg. Di quel passo, mi dicevo, non sarei sopravvissuto a lungo. Un giorno, guidando all'alba di ritorno dal lavoro, presi una decisione. Avrei disegnato manga. Volevo mettermi realmente alla prova per capire il mio valore. L'obiettivo era fissato. Ora non rimaneva altro che rimboccarsi le maniche e ingegnare un piano d'azione. Beh, diciamo che tutto questo non fu molto semplice, infatti ogni concorso, soprattutto per nuovi autori, ha delle regole e linee guida particolari e il maestro non era molto a conoscenza. Mi vergogno a dirlo, ma ero convinto che bastasse portare il manga in redazione una volta concluso, ma a forza di continuare a disegnare sono arrivato a realizzare oltre 60 pagine ed ero solo alla parte introduttiva. Considerata la lunghezza della storia, convenne che era improponibile presentarlo alla casa editrice. Di conseguenza il progetto venne messo da parte ancor prima di vedere la luce. La svolta, tuttavia, avvenne nel 1986, quando gli capitò casualmente tra le mani uno dei primi numeri di Gekkan Halloween, la prima rivista giapponese di racconti dell'orrore indirizzata ad un pubblico prettamente femminile, che proprio in quel periodo stava dando grande spazio a vari autori emergenti. Sfogliando l'albo con curiosità, le mani si paralizzarono, le dita iniziarono a farsi scivolose per il sudore, gli occhi fissi su una frase: cercasi partecipanti per la prima edizione del premio Umezu. Non ci poteva credere, era l'occasione che stava aspettando, e come ciliegina sulla torta c'era addirittura la possibilità che l'idolo della sua infanzia potesse leggere una delle sue storie. Un'occasione da non lasciarsi scappare. Ma cosa avrebbe potuto raccontare e che idea avrebbe potuto attirare l'attenzione del maggiore esponente di fumetti dell'orrore giapponese?
Mentre la sua mente si arrovellava a cercare una risposta a dette domande, ecco che una lampadina si accende. La coda delle lucertole, una volta recisa, ricresce tornando allo stato originale. E se anche gli esseri umani fossero dotati di una simile capacità? Se esistesse un essere immortale capace di sopravvivere anche se fatto a pezzi, la gente proverebbe paura. Con finalmente un'idea da sviluppare, Junji passa i successivi 3 mesi alternando lunghissime sessioni di disegno a estenuanti turni di lavoro, notte e giorno chino su una scrivania. Ma ora era diverso. Aveva una meta, un piccolo spiraglio di luce in fondo al tunnel alla quale aggrapparsi, e questo faceva tutta la differenza del mondo. Il capitolo autoconclusivo venne ultimato e qualche giorno dopo pervenne alla redazione di Gekkan Halloween un plico di fogli che di lì a poco avrebbe stravolto il panorama horror giapponese. Sulla prima pagina di quel manoscritto viene infatti la scritta. Il concetto alla base di Tomi risiede nella protagonista, Tomi Kawakami, una ragazza dalla bellezza folgorante sotto la quale si cela una profonda oscurità. Gli uomini sono irresistibilmente attratti da lei, incapaci di sfuggire al suo fascino, ma il loro amore finisce ben presto per sfociare in ossessione, una febbre che li divora dall'interno, spingendoli ad ammazzarsi a vicenda o addirittura ad uccidere la ragazza stessa. Le donne, d'altra parte, la temono e invidiano, vedendo in lei un riflesso delle proprie insicurezze e desideri nascosti. Il tutto, però, porta sempre al solito risultato. Proprio come la coda di una lucertola che continua a ricrescere ogni volta che la tagli, ecco che Tomi ricompare e il ciclo di morte e rinascita continua. Consegnato il primo capitolo della serie, trascorrono alcuni mesi, dove la vita del maestro scorre seguendo i soliti infernali ritmi lavorativi. Fino a che un giorno. Sono tornata a casa esausto a tarda notte. Mia sorella mi stava aspettando sveglia. Mi disse che era arrivata una chiamata da una certa Asai Sonorama. Lì capì. Quel giorno era finalmente arrivato. In quella prima edizione del concorso non ci fu nessuna opera degna di essere proclamata vincitrice, per quanto mezzo internet dica il contrario. Tuttavia, Tomi fu l'unica storia ad aggiudicarsi una menzione d'onore, che di fatto gli valse la pubblicazione su rivista. Invano il maestro aspettò una cerimonia di premiazione che non ci sarebbe mai stata, emozionato dall'idea che il suo idolo potesse esprimere qualche parola di stima nei confronti del suo lavoro. L'apprezzamento comunque arrivò, ma non da parte di chi sperava. Infatti, in seguito all'uscita del periodico, ricevette una chiamata da Toshiyasu Arada, ovvero l'editor responsabile del concorso e anche per un periodo del maestro Umezu. Gli venne comunicato dell'ottimo impatto che il racconto aveva riscosso presso i lettori e dell'interessamento della casa editrice a prendere in considerazione un nuovo racconto. Inizia così il rapporto tra Junji Ito e quello che per oltre 20 anni lo seguirà passo per passo come suo editor. Ogni 2-3 mesi un nuovo manoscritto veniva pubblicato sulla rivista e con il passare del tempo il legame tra i due si fece sempre più solido. Per circa 3 anni proseguì seguendo questo ritmo, le sessioni di disegno si alternavano alle protesi dentali della Labo Kusakabe, dove comunque trovava la disponibilità a fare orari flessibili in base alle esigenze. Tuttavia potrete ben immaginare quanto questo stile di vita possa essere deleterio. Nonostante l'ottima atmosfera che si viveva all'interno dell'azienda, la mole di lavoro diventava sempre più pressante e quel malcontento che già da tempo occupava i pensieri del maestro si faceva via via più grande. Non potevo permettermi una collaborazione mensile a causa della mancanza di tempo, perché continuavo a lavorare come odontotecnico. Persino quando è uscita la mia prima antologia non mi sentivo ancora sicuro di poter vivere solo con i fumetti. Il neo apprendista mangaka si ritrova quindi a 26 anni a dover prendere una decisione: continuare a tenere il piede in due scarpe, rischiando un esaurimento nervoso se non peggio, oppure puntare tutto sulla carriera da fumettista. Ormai esausto, chiesi consiglio al signor Arada. Fortunatamente mi propose una collaborazione continuativa che mi assicurava un'entrata mensile superiore a quella di odontotecnico. Era un settimo cielo. La decisione ormai era presa.
con il cuore in mano si presentò dal titolare della Labo Kusakabe e gli comunicò l'intenzione di voler lasciare l'impiego per potersi dedicare a tempo pieno ai manga. Ci volle un enorme coraggio per compiere quell'azione, soprattutto per un ragazzo introverso e coscienzioso come lui. Ma sappiamo tutti com'è andata, mai decisione si rivelò più azzeccata. Per quanto riguarda Tomi, sarà una costante nella carriera artistica del maestro. I suoi 20 capitoli uscirono su rivista tra il 1987 e il 2000 e l'oscura ragazza rimane tutt'oggi ben impressa nella mente dei lettori e anche del maestro. Quando creo un personaggio femminile sto ben attento a non renderla più bella di Tomi e quando cerco di disegnare una bella donna, beh, viene sempre fuori lei. Se ci pensate bene, è come se la maledizione della cupa ragazza avesse trasceso le pagine. Quella combinazione di bianchi e di neri, raffigurante la bellezza più assoluta, aveva preso forma anche nel mondo reale, arrivando addirittura ad abbattersi sul suo stesso creatore. Nei suoi primi anni da autore a tempo pieno, Junji Ito si dedica prettamente alla realizzazione di storie brevi per le riviste Gekkan Halloween e Nemuki, cosa che fin da subito mette in risalto tutta l'influenza che le storie short lette da ragazzino hanno avuto su di lui. Realmente questa prolificità di capitoli autoconclusivi sarà una costante in tutta la sua vita, trovandosi più a suo agio nel sviluppare una storia di 30-40 pagine piuttosto che avventurarsi in racconti più lunghi. Visto che nei manga l'attenzione si concentra sulla costruzione del mondo in cui vivono i protagonisti, cambiare quest'ultimi mi consente di perseguire i miei obiettivi libero da vincoli, rendendo tutto più genuino. Questo metodo, inoltre, permette di evitare tutte quelle forzature che si vengono inevitabilmente a creare nel momento in cui i personaggi principali si trovano in forte pericolo, ma devono per forza sopravvivere per mandare avanti la trama. Dopotutto, si parla di racconti dell'orrore, il concetto di morte è quasi implicito e di conseguenza se avessimo un protagonista che per 100 capitoli sfugge continuamente alla signora in nero, farebbe storcere un po' il naso. Il tutto poi andrebbe a cozzare con una delle regole sacre dei racconti lunghi, ovvero il fatto che i protagonisti principali devono sopravvivere, in quanto fattori fondamentali nel coinvolgimento del lettore. Le uniche storie che vengono di tanto in tanto riprese sono quelle costruite attorno ai personaggi di Soichi e di Ryusuke Fukada, dove il primo è un ragazzino delle elementari fissato col soprannaturale che sforna un pensiero malvagio dietro l'altro, mentre il secondo un diciottenne che trasferitosi da poco nella sua città natale si ritrova invischiato in vicende piuttosto drammatiche al cui centro troviamo sempre il cosiddetto bel tenebroso dell'incrocio. Un chiaro veggente le cui predizioni, sempre dure e crudeli, finiscono per far perdere il senno a chi le riceve, portando inesorabilmente alla morte. Ad ogni modo, tutti questi piccoli microcosmi a tinte horror usciti negli anni sono stati man mano racchiusi in delle raccolte, poi arrivate anche qui da noi in Italia. Non mi soffermerò oltre per quanto riguarda i capitoli autoconclusivi pubblicati su rivista, anche perché vorrei evitare che l'episodio duri settimane. Sappiate solo che se avrete l'ardore di andarvi a recuperare qualche volume, difficilmente poi potrete farne a meno. Il sortilegio di Junji Ito si abbatterà su di voi, nello stesso modo in cui la maledizione della spirale si è abbattuta su un ignaro paesino rurale giapponese. La genesi di Uzumaki è piuttosto singolare. Nel 1995, infatti, la rivista chiuse, o meglio, venne chiusa dalla casa editrice, e ciò rappresentava un bel problema per il maestro, che di fatto si ritrovò senza la sua principale fonte di guadagni. Nonostante nel frattempo pubblicasse storie anche su Nemuki, rivista sorella di Halloween sempre della stessa casa editrice, per il sensei la chiusura di quest'ultima rappresentava un bel problema, visto che da un giorno all'altro si sarebbe trovato praticamente senza lavoro. Ora, qui le vicende si fanno un po' fumose. Pare che il signor Arada, conscio della situazione, pubblicò sull'ultimo numero della rivista un annuncio di sponsorizzazione dove invitava qualcuno ad ingaggiare il maestro in quanto sarebbe rimasto senza occupazione. L'appello non passò inosservato e il sensei venne contattato da Ichiro Nakaguma, editor della rivista Big Comic Spirits di proprietà della Shogakukan, una delle più grandi aziende del settore in Giappone.
Questa storia, tuttavia, non venne mai confermata dal signor Arada, il quale non ricorda di aver mai scritto nulla di simile. Nakaguma, dal canto suo, raccontò questa storia ad Ito e niente, il tutto rimane tutt'oggi ancora avvolto nel mistero. Fatto sta che una nuova porta si stava aprendo, solo che non era proprio come il maestro si aspettava. Ho capito l'importanza dell'offerta solo dopo aver comprato un numero della rivista per dargli un'occhiata. Leggendo scoprì che si trattava di una delle maggiori del settore, nonostante ciò decisi di rifiutare l'offerta. Non ero sicuro di avere le capacità per portare avanti una serializzazione. Ebbene sì, per poter sfruttare questa occasione Ito avrebbe dovuto uscire dalla propria comfort zone. Non sarebbero più bastate le solite 30-40 pagine a storia, avrebbe dovuto dar continuità ai propri capitoli. Nonostante un primo approccio negativo, l'editor Nakaguma riuscì a convincerlo, per inciso, portandolo alle terme. È molto volubile il nostro maestro. E i due concordarono comunque una consegna di un lavoro ogni 4 settimane. Ecco quindi che con il numero 7 di Big Comic Spirits del 1998 inizia la pubblicazione di Uzumaki. La storia gravita attorno alla piccola cittadina di Kurozucho, tormentata da una maledizione soprannaturale legata alle spirali. La protagonista, Kirie Goshima, e il suo fidanzato Shuichi Saito assistono e sperimentano questi bizzarri eventi che vanno con il passare del tempo ad aumentare di numero e di intensità. Gli abitanti diventano ossessionati dalle spirali, che dal canto loro appaiono ovunque, nei vortici d'acqua, nei capelli delle persone e persino nei corpi degli abitanti. Ogni tentativo di fuga è vano e la giovane coppia si ritroverà ad affrontare un'inspiegabile oscurità. L'accoglienza fu particolarmente calorosa e ciò permise al maestro di poter varcare i confini delle riviste specializzate solamente in storie horror. Con 19 capitoli e 3 volumi all'attivo, Uzumaki termina nel settembre del 1999 e funge da trampolino di lancio per il successo dell'autore. La maledizione delle spirali si è abbattuta sul grande pubblico e la Shogakukan non perse tempo, consigliando a Ito di immergersi in un nuovo racconto. E diciamo che il maestro prese la cosa abbastanza alla lettera. Una delle paure più infondate degli esseri umani sono gli squali. Molte persone ne hanno paura anche senza averne mai visto uno. Basterebbe stare lontani dal mare per evitare ogni problema, eppure c'è qualcosa in loro che ci inquieta a priori. Ghio, odore di morte, parte proprio da questo principio. Cosa succederebbe se queste creature subacquee avessero la possibilità di sopravvivere anche sulla terraferma? E magari fossero addirittura dotate di inquietanti zampe da granchio che, parassitando l'ospite, emettono gas putrescenti. Con i consueti 19 capitoli pubblicati settimanalmente a partire da dicembre 2001, Junji Ito tenta di sfidare nuovamente se stesso, inscenando questa macabra marcia ittica alla conquista del mondo. E forse è proprio qui che inizia ad essere evidente il rapporto poco felice che il sensei ha con le storie un po' più lunghe. Il mio processo creativo inizia quasi sempre da un'immagine. Cerco di strutturare storie, ambientazioni e personaggi in modo da esaltare il più possibile l'idea di partenza. Una volta che il mostro è entrato in scena, penso che l'originalità coli a picco. Diciamo che il concetto chiave all'interno di questa affermazione risiede in un film, Lo squalo di Steven Spielberg. La pellicola, infatti, funziona egregiamente proprio perché l'oggetto di terrore rimane occulto e tale situazione aiuta a creare l'atmosfera angosciante perfetta. Dopotutto, cosa spaventa di più di ciò che non vediamo? Il maestro Ito lo sa ed è pienamente consapevole di quanto sia complicato creare questo effetto sul lungo periodo senza incappare in forzature. Nonostante ciò, qualche anno più tardi, più precisamente nel 2004, il signor Nakaguma si presenta al maestro Ito presentandogli una nuova storia, incentrata su un pianeta che divorava altri pianeti. Come di consueto, basta dare un'immagine al maestro ed ecco che inizia a sviluppare la trama in sua funzione, quella che di lì a poco sarebbe diventata Elstal Remina. Storia completa, in 7 capitoli, narra la scoperta di una misteriosa stella, chiamata appunto Remina, in onore della figlia dell'astronomo che l'ha individuata. Man mano che la stella si avvicina alla Terra, distruggendo tutto ciò che incontra nel suo cammino, il panico dilaga nel mondo e la giovane ragazza e suo padre vengono ingiustamente accusati di essere la causa dell'imminente catastrofe.
Parte così una caccia alle streghe molto familiare agli amanti del manga anni 70 e non. Non credo serva a dirlo, quest'opera risente dell'influsso di Devilman, del maestro Go Nagai. Sicuramente Remina non è tra le opere più brillanti del maestro e probabilmente risente come Gio dell'intolleranza alle storie lunghe. Tuttavia, nel suo repertorio non poteva di certo mancare un racconto che richiamasse la sua amata fantascienza. Negli anni successivi continua a sfornare la sua solita dose di storie brevi, intervallate a capitoli autoconclusivi collegati tra loro. Questo è il caso di Black Paradox, 8 capitoli pubblicati dal 2005 al 2007 sulla rivista Young Sunday, nella quale i quattro protagonisti si riuniscono per tentare insieme il suicidio, trovando sempre qualcosa o qualcuno che impedirà loro di farlo. E lo stesso discorso vale per Cat Diary, Yon and Mu, una sorta di diario personale realizzato seguendo il solito stile a tinte horror ma interpretato più in chiave parodistica, nel quale racconta le varie peripezie del trasferimento in una nuova casa insieme alla ragazza e i suoi due gatti. Roba che scotta, insomma. Il tempo passa e la vita del sensei Ito è ormai scandita dalla solita routine. Nel 2006 si sposa con Ayako Ishiguro, anche lei autrice ed illustratrice, con la quale avrà due figlie, e inizia pian piano ad assimilare i monotoni ritmi della vita familiare. D'altronde si sta avvicinando alla soglia dei 50 anni, un'età dove generalmente si inizia a essere meno inclini al cambiamento. Perché mai dovrebbe iniziare proprio ora a sperimentare qualcosa di nuovo? Ma stiamo parlando pur sempre di Junji Ito, un mangaka dove follia e genialità si amalgamano alla perfezione. Un mangaka sempre pronto a stupire i propri lettori. All'epoca ero un redattore di manga e pur rendendomi conto del genio mostruoso che albergava in Junji Ito, lo avevo bollato come inappropriato, fuori dagli schemi, sicuramente un matto strampalato, e mi ero ripromesso di stargli alla larga. Quelle che avete appena sentito sono le parole di una vecchia conoscenza del canale, ovvero Takashi Nagasaki, lo storico editor di Naoki Urasawa. E ora vi starete chiedendo, beh, cosa c'entra il suo professorone col magico maestro Ito? Beh, sappiate che ha fatto un manga proprio insieme al nostro amato maestro. Sto parlando di Rasputin il Patriota. Ma com'è possibile, alla luce di quanto detto prima, che la strada del maestro Ito si sia incrociata con quella di Nagasaki? Beh, sappiate che ora ci stiamo arrivando. Per chi non lo sapesse, l'opera in questione è un thriller politico che si ispira alle reali vicende di cui Masaru Sato è stato protagonista durante il suo periodo di lavoro per il Ministero degli Esteri giapponese, nella quale curava i rapporti proprio con la Russia. Lo stesso Sato aveva individuato in Nagasaki la persona giusta per adattare il suo racconto in un fumetto, solamente che mancava una figura che mettesse la propria arte a disposizione della causa. Disperatamente il caparbio editor si arrovellava la mente cercando il profilo giusto per far risaltare al meglio la sua sceneggiatura, fino a che fu lo stesso Sato a porre fine ai suoi dilemmi, e lo fece con una sola frase. Il mio mangaka preferito è Junji Ito. La cosa stuzzicava anche Nagasaki, che era pure amico con l'editor di Ito. Di conseguenza ci mise veramente molto poco ad organizzare un primo incontro. Nonostante ciò, all'inizio le perplessità non mancarono. Era la prima volta che il maestro si occupava di un racconto curando solamente i disegni. Inoltre, si trattava nemmeno di storie dell'orrore. Inizialmente ero scettico sul fatto che Ito fosse davvero in grado di portare a termine il lavoro, ma avevo decisamente sottovalutato il suo potenziale. Era capace di superare il livello del copione ad ogni singola consegna. Alla fine, la serializzazione prese il via nel 2010. E venne portata avanti con ottimi risultati per ben 2 anni. Il maestro tuttavia ricorda l'opera come la più difficile da realizzare in tutta la sua carriera. La difficoltà a tenere il passo con le scadenze lo costrinse addirittura ad assumere per la prima volta un assistente. Contate che prima metteva sotto i propri familiari. Un bel upgrade, direi. Realizzare un manga basato sulla storia di Sato Sensei, che è un mostro intellettuale, ha richiesto molte ricerche, e anche solo raccogliere il materiale di riferimento è stata una dura prova. Gli sforzi però vengono ripagati e l'opera acclamata dalla critica. L'impeccabile sceneggiatura di Nagasaki viene nobilitata dal singolare tratto del maestro Ito,
un mix vincente che alla fine non si discosta poi molto dalle precedenti opere del maestro. D'altronde, come diceva il maestro Umezu, la cosa più spaventosa in assoluto è la mente umana. Per quanto ormai Junji Ito fosse acclamato dalla critica e dal pubblico a livello nazionale, è soltanto nel decennio che va dal 2010 al 2020 che trova la definitiva consacrazione a livello internazionale. Inizia regolarmente a presenziare i vari festival in giro per il mondo, noi italiani lo ricordiamo con particolare affetto al Lucca Comics del 2018, e sempre più di frequente vengono organizzate mostre dove vengono esposte le sue incredibili tavole. Nonostante ciò, c'è ancora qualcosa che manca. Dopo anni passati a raccontare storie per un pubblico ormai più che affezionato, il maestro sente il bisogno di trovare nuovi stimoli, uscire ancora una volta dalla zona di comfort e mettersi nuovamente sul banco di prova. Sentivo che le mie storie non arrivavano come volevo ad un pubblico adulto, quindi mi consultai con il mio editor per cercare una storia da poter sviluppare in modo da poter parlare anche a loro. Di fatto questa ricerca fu tutt'altro che semplice. Dopo 30 anni di carriera è complicato uscire dagli schemi della propria routine, soprattutto per chi, come lui, non ha particolare feeling con le storie particolarmente lunghe. È proprio qui che entra in scena il signor Kato, l'allora editor di Ito. Se il problema del maestro era l'idea in sé, perché non trasporre in manga un'opera altrui? Iniziò quindi una spasmodica caccia al libro alla ricerca di una trama che potesse essere messa in risalto dal tratto unico del maestro. Ora, mettiamo il caso che esista al mondo un'opera che riflette sull'insicurezza e sull'incapacità di adattarsi alla società. Un'opera che magari offre anche un ritratto crudo e diretto dell'autodistruzione e dell'isolamento umano. Non pensate che sarebbe proprio perfetta per la causa? Che la risposta sia affermativa o meno, poco importa. L'editor Kato la vedeva esattamente in quel modo. Lo squalificato di Osamu Dazai era l'unica scelta plausibile. Da grandissimo appassionato di letteratura, Kato aveva dato fondo alle sue energie per trovare la storia giusta, ma c'era un piccolo problema. Il maestro non la conosceva. A dire la verità, ho letto per la prima volta il romanzo solo dopo aver accettato il lavoro. Tuttavia sono entrato subito in sintonia con il protagonista. Credo di somigliargli sotto alcuni aspetti. Forse qui da noi non è molto famoso, ma in Giappone lo squalificato è un grande classico letterario conosciuto da tutti, per cui fa molto strano il fatto che il maestro non lo conoscesse. In ogni caso, come brevemente anticipato prima, Ningen Shikaku è un romanzo semi-autobiografico che racconta la vita tormentata di Yozo Oba, un uomo che si sente alienato dalla società oltre che essere incapace di conformarsi alle aspettative sociali. Nonostante i suoi tentativi di stabilire relazioni umane e trovare un senso di appartenenza, Yozo fallisce ripetutamente, conducendo un'esistenza man mano più disperata e isolata. Ecco quindi che entra in gioco il maestro Ito. Grazie al suo stile realistico e dettagliato riesce appieno a catturare l'orrore psicologico e il degrado umano racchiusi tra le pagine del romanzo, enfatizzando ed amplificando le cupe tematiche trattate senza perdere quei tratti distintivi che lo hanno caratterizzato lungo tutta la sua carriera artistica. È interessante notare come le opere più profonde e audaci sotto il profilo umano presenti nel repertorio di Ito non siano realmente farina del suo sacco. Durante gli anni, molti critici hanno provato a leggere tra le righe delle sue opere, ipotizzando le morali più disparate anche dove realmente non ce n'erano. Quella che ricordo con più simpatia è la lunga digressione di Yusato, ex scrittore e diplomatico giapponese, nella postfazione di Uzumaki, dove paragona le spirali al capitale, spiegando quindi come quest'ultimo sia la causa della rovina dell'uomo. Ora, tralasciamo il fatto che si può essere d'accordo o meno con questa opinione, e che il parallelismo magari non vuole nemmeno essere un'allusione ad un messaggio nascosto da parte del maestro, ma è perfetto per collegarmi al fatto che Ito, nelle sue opere, non ha mai voluto nascondere nessun messaggio particolare. La sua arte è sempre stata votata solo ed esclusivamente alla rappresentazione dell'orrore nelle sue forme più pure. E lo si può evincere direttamente dalle sue parole. C'è un libro interessantissimo, dalla quale ho preso molte informazioni per realizzare questo video, intitolato Junji Ito, dove nasce l'orrore, nel quale il maestro stesso scandaglia molte delle sue opere entrando nel dettaglio del processo creativo che ha portato alla loro realizzazione.
Beh, fidatevi quando vi dico che ogni sua opera è partita da un'unica sola considerazione di base. Questa cosa fa proprio paura. Questa sua apparente semplicità nel trattare le sue opere è figlia del suo desiderio di spingere all'estremo i limiti dell'orrore che le sue storie possono rappresentare. Il mio scopo principale non è quello di disegnare gli esseri umani o i mostri, ma il modo in cui essi si muovono. Sono infatti convinto che più una figura è neutrale, più si rivela adatta a guidare il lettore in un mondo bizzarro. Cercare di trasmettere quella particolare sensazione dove terrore e fascino si completano a vicenda, tenendo il lettore incollato alle pagine, proprio come accadeva a lui da bambino mentre sfogliava i manga di Kazuo Umezu, Hideashino e Shinichi Koga. Una sorta di ricerca spasmodica alla scoperta degli istinti più primordiali, attraverso la spersonalizzazione dei propri personaggi. Quello che incuriosisce è come eviti di approfondire di sua spontanea volontà l'animo umano, e ad ogni sua opera cerca sempre di tenersene ben lontano. E la motivazione è presto data, è ciò che si cela all'interno delle persone che lo terrorizza più di qualsiasi altra cosa. Ma riprendiamo dove eravamo rimasti. Già nel 2018 il maestro termina la serializzazione dello squalificato e qualche mese più tardi lo vediamo già al lavoro sulla sua nuova opera, Censor. L'incipit alla base è molto simile a Uzumaki, infatti al centro delle vicende troviamo un sinistro villaggio che in un certo senso è colpito da una sorta di maledizione. I suoi abitanti, infatti, a causa di una strana pioggia di polvere dorata che cade periodicamente nella zona, presentano capacità extrasensoriali, oltre che dei capelli brillanti supera la moda. Tuttavia, tutto ha un prezzo e la bellissima Kyoko ha tutte le intenzioni di andare a fondo alla vicenda. Vorrei soffermarmi un po' più su Censor, non tanto per la storia in sé, ma per i disegni. Tuttavia devo fare una doverosa premessa. Con lo squalificato, il maestro Ito sconvolge completamente il suo modus operandi, iniziando man mano a implementare un supporto digitale nel suo processo creativo. Fin dal principio della sua carriera, il maestro Ito ha avuto una forte repulsione nei confronti dei retini e ha sempre preferito ovviare al loro utilizzo disegnando il più possibile a penna. Ora, per chi non sapesse cosa sono i retini, ve lo spiego a sommi capi. In pratica non sono altro che dei fogli di pellicola autoadesiva o con un disegno trasferibile che vengono applicati sul foglio per ottenere zone grigie o colorate dalla trama più o meno regolare. Nel manga vengono utilizzati molto di frequente, ma Junji Ito non ne ha mai fatto eccessivo uso. Possiamo tranquillamente dire che questa scelta stilistica, che poi tanto stilistica non è in quanto semplicemente odiava metterli, è stata uno dei fattori che più rendono unico il tratto del maestro. Con il passaggio dall'analogico al digitale, l'utilizzo dei retini è diventato di gran lunga più comodo e immediato, cosa che ha portato, anche per motivi di tempistiche, il maestro a farne uso sempre più frequente. Inizialmente le operazioni basilari le svolgevo ancora su carta, poi sono passato del tutto al digitale, inclusi storyboard e l'editing. In questo modo risparmio molto più tempo. Il tempo va man mano a essere sempre più risicato, in quanto il maestro non è più un giovincello e la mole di storie, l'enorme mole di storie che ha pubblicato lungo tutti i suoi 30 anni di carriera, hanno prosciugato completamente le sue idee. Più tempo passato a pensare equivale a meno tempo a disposizione per la parte artistica, che porta a sessioni di disegno più serrate che a loro volta facilitano il presentarsi di problemi fisici, amplificati ovviamente dall'età che avanza. Alla luce di ciò non sorprende come il maestro abbia optato per un approccio più comodo e credo che in Censor si noti distintamente questo cambiamento. L'opera termina nel 2019 lasciando un senso di incompiutezza nell'autore. Con Censor volevo concentrarmi sul concetto di esistenza. Se l'umanità non può sopravvivere senza l'universo, non è forse possibile che quest'ultimo svanirebbe in assenza di qualcuno conscio della sua esistenza? Purtroppo mi è mancata l'abilità necessaria per trattare questo argomento in modo esaustivo. Il maestro saprà comunque come consolarsi. Lo stesso anno, infatti, riceve l'Eisner Award per miglior adattamento da un altro medium con il suo Frankenstein, racconto tratto dall'omonimo romanzo di Mary Shelley. Storia che Ito realizzò 25 anni prima, ma che venne presa in considerazione solo in seguito alla pubblicazione americana. Soliti egocentrici.
Il premio Eisner non è così conosciuto in Giappone, non ne sapevo molto. Poi però mi è stato detto che è davvero prestigioso e mi sono sentito onorato. Una citazione solo per compensare l'egocentrismo americano con quello giapponese. Tuttavia una cosa cambia, ovvero la percezione del maestro agli occhi del mercato americano. Nel 2021, infatti, riceve altri due Eisner Award, il primo come migliore edizione statunitense di opere straniere Asia, con Remina, categoria che vincerà l'anno successivo con Lovesickness, Junji Ito Story Collection, e il secondo, decisamente più importante, come miglior scrittore artista, sempre con Remina e con la sua nuova opera La Zona Fantasma. Ovviamente vincere dei premi per storie che hai pubblicato quasi 30 anni prima fa un po' sorridere. Ciò nonostante, il fatto che anche un pubblico come quello americano inizi ad interessarsi ad opere come quelle del maestro non può essere altro che una buona notizia. Arrivando ai giorni nostri vediamo un Junji Ito molto meno dedito al disegno e più coinvolto, diciamo, in progetti laterali. Collabora con Netflix per realizzare Junji Ito Maniac, una trasposizione anime di 20 sue storie che di fatto segue l'onda della Junji Ito Collection, serie del 2018 in collaborazione con Crunchyroll, che invece ne adattava solamente 12. Non voglio nemmeno commentarle, passiamo oltre. Proprio in occasione di quest'ultima lancia insieme a Bershka una nuova linea di abbigliamento, ritraente vari personaggi tratti dai suoi lavori più famosi, cosa che ha preso molto piede negli ultimi anni, è vero, ma con opere molto più famose e popolari, Naruto, Dragon Ball, One Piece, L'Attacco dei Giganti, insomma parliamo di manga che ormai fanno parte della cultura di massa. Ci tengo a sottolinearlo perché Junji Ito ha trasformato il manga horror da un genere di nicchia a un fenomeno che coinvolge il grande pubblico, ampliando significativamente la sua influenza e la sua importanza nel panorama fumettistico mondiale. Ito non è semplicemente un narratore, ma è un architetto dell'orrore, capace di trasformare le paure più intime in visioni grafiche che infestano la mente. Con una maestria nel dettaglio che rasenta il maniacale, i suoi disegni inquietanti e ipnotici catturano l'essenza della follia e della disperazione. Ogni linea tracciata dal suo pennino sembra respirare vita e morte, un binomio dove il confine tra realtà e immaginazione si dissolve. Attraverso le sue opere, il mondo ha scoperto nuovi linguaggi per raccontare l'orrore, dando nuova vita alla bellezza che si cela nell'oscurità. Junji Ito ci lascia in eredità un patrimonio artistico dal valore incommensurabile che difficilmente vedremo svanire nel corso del tempo. D'altronde paura, angoscia, terrore sono come la coda di una lucertola. Li puoi scacciare, ma stai pur certo che prima o poi torneranno a bussare alla tua porta.